Napoli Flash 24, Feltrinelli a Piazza dei Martiri in compagnia di Maurizio De Giovanni e di Vincenza Alfano, autrice della sua ultima fatica dedicata appunto al lavoro di Maurizio De Giovanni, nel quale attraversiamo i quartieri principali della nostra più bella Napoli, ma anche la Napoli più sofferente, con la figura del commissario Vicciardi, tanto caro a De Giovanni, che poi ne ha siglato anche il successo in tutto il mondo. Come è nata l'idea di questo libro così particolare, Vincenza? Dunque, l'idea è un attraversamento di una città letteraria innanzitutto, quindi una città che ha una sua consistenza nell'immaginario letterario di secoli e che trova nella voce di Maurizio De Giovanni sicuramente una delle espressioni più interessanti della letteratura contemporanea. Una guida, abbiamo giocato col concetto di guida, quindi accompagniamo un viaggiatore, ma anche un napoletano, attraverso i 7 quartieri più delle incursioni al Vomero, seguendo le orme del commissario Ricciardi, che guarda i luoghi con l'occhio dell'investigatore ma anche del forestiero, che si lascia stupire dalla città. Una città concentrica, quindi, che trova il suo epicentro emotivo nel Gambrinus, partiamo da lì, e man mano dal Gambrinus, che è tanto caro al commissario Ricciardi, dove è nato il commissario Ricciardi, dove è nata l'ispirazione di Maurizio De Giovanni, dove sono nati i romanzi, l'idea dei romanzi, il primo racconto premiato per il concorso Tiro Rapido e poi tutta la serie che diciamo adesso si completerà con un ottavo romanzo che è in uscita in questi giorni. E che è anche il caffè storico di Napoli per eccellenza. È il caffè della Belle Époque, il caffè di D'Annunzio, è il caffè luogo d'incontro della, diciamo, migliore rappresentanza degli artisti, dei poeti, dei cantanti, dei musicisti, è un luogo dove abbiamo invitato i lettori di Maurizio De Giovanni a ritornare proprio per incontrare il nostro Ricciardi o magari il suo autore. Carissimo Maurizio, cosa si prova ad avere una Vincenza Alfano che ti dedica a sua volta un libro, essendo una delle più grandi estimatrici tue e studiose? Innanzitutto io volevo rassicurare tutti gli amici e mia madre, io sto bene, nonostante sia stato scritto un libro su di me, sto bene, intendo sopravvivere ancora per qualche anno. E non mi reputo uno scrittore, no, sottolineiamo. Scherzi a parte, sono ovviamente orgogliosissimo, si tratta di un importante libro, un libro su Napoli. La mia scrittura è il diciamo, i miei racconti sono soltanto, diciamo, lo spunto per raccontare la città. Enza ha fatto un lavoro straordinario di sensibilità di lettura e di gentilezza di racconto che è veramente da leggere. Io sono molto orgoglioso di questa cosa, mi sento assolutamente incidentale, ecco, questo ci tengo a dirlo, cioè mi sento un casuale argomento e non credo di dover essere celebrato, non è celebrativo il libro, è soltanto il racconto di una città così come emerge negli anni 30 dal racconto di qualcuno che non è uno storico ma che ha cercato di documentarsi meglio possibile. Vorrei capire un attimino come si concilia il tuo ricercare e credere nella bella scrittura, Vincenza, con il tuo definirti non uno scrittore ma un artista di storie da raccontare. Sì, io non mi sento, lo dicevo prima, cioè nel concetto di scrittore largamente celebrativo è quasi in qualche modo un piedistallo. Troppa enfasi. È un piedistallo sul quale noi mettiamo quelli che raccontano storie. Io mi sento uno che ha raccontato alcune storie, penso e sono felicissimo di come queste storie siano entrate nel cuore della gente, ma entrare nel cuore della gente sono le storie, non la mia scrittura. Io ci tengo molto a questo concetto perché credo che gli scrittori, nel momento in cui pensino che la loro scrittura prevalga sulle storie, sono praticamente già fuori dalla sintonia col popolo, col pubblico. Io credo che lo scrittore sia soltanto un tramite. Deve entrare soprattutto nel cuore, sì, di chi sono legge. I personaggi che raccontano le loro storie, lo scrittore è lo strumento di passaggio, è il medium.
che ne pensi tu? Ed ecco quindi la conciliazione, perché io chiaramente ho fatto la parte di lettrice innanzitutto. Se le storie sono entrate nel cuore, se l'immagine di Napoli è affiorata in maniera così forte, ne ho poi scritto, quindi la conciliazione è nei fatti. Diciamo che le due posizioni non sono poi così irrisolvibili quando le confrontiamo in quella che è la realtà, no? Di chi scrive, di chi legge. Poi scrivere e leggere sono due attività osmotiche per me, cioè non c'è lettura senza scrittura, non c'è scrittura senza lettura, quindi la conciliazione è un fatto naturale. Ottima lettrice e ottima studiosa, che si appresta ora a studiare l'ottavo volume. Ne abbiamo appena parlato, abbiamo saputo che il 30 esce la tua ultima fatica. Ma non è una fatica, è un piacere. Il 30 sì, c'è il prossimo romanzo di Richard, si chiama Anime di Vetro, e io ne sono contento. Mi sembra un'evoluzione interessante della storia di Ricciardi, spero piaccia anche a lettura. Sicuramente Enza l'avrà già letto, perciò le chiediamo che cosa ne pensi in anteprima. Non voglio sbilanciarmi, invece voglio lasciare stasera, qui abbiamo avuto un saggio, una lettura, e diciamo è ancora una volta un romanzo che veicola grandi emozioni, e poi non rivelo nient'altro perché ci sono state due importanti anteprime, e poiché ormai siamo sul momento della pubblicazione e della vendita del romanzo, io posso solo invitare i lettori a stare in allerta, perché presto saremo chiamati alla prima presentazione, che è sempre un fatto epocale per la nostra città, e quindi poi leggeremo e diremo. Appuntamento quindi al 30.